Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi con una nuova puntata delle novità by Trendmood. Siccome mi diverte un sacco girare questa tipologia di video, ho deciso appunto di registrare la terza parte oggi. Io ho già qui pronto il mio iPad sulla pagina Instagram di Trendmood e direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito ad analizzare le novità del periodo. Come prima collezione c'è una nuova collaborazione tra Hello Kitty, vedo che ultimamente è tornata un sacco di moda, e stavolta con un brand a me sconosciuto, ovvero Shuemura. L'avete mai sentito voi? Assolutamente mai sentito. Comunque la collezione comprende due palette di ombretti, che una sembra comunque che sia più sui toni neutri, l'altra invece ha qualche pop of color violetto, però ancora non si vedono benissimo. Si vede che comunque dovranno uscire ancora delle fotine, tipo la preview questa probabilmente. Rossetti, nella foto ce n'è uno rosso scurino tipo mattone. Pennelli, e qua dalla foto si vede tipo un kabuki. Matita occhi e della skincare. Non c'è dato per il momento sapere altro a proposito di questa collezione. I pack sono super carini, non conosco appunto il brand. Altro brand a me sconosciuto, cioè in questa tipologia di video veramente ne conosco stra pochi di brand, ce ne sono tantissimi che non ho mai sentito. Adesso sto parlando di Colored Rain, che è uscito con queste mini eyeshadow palettes, sono carine, niente di super innovativo secondo me, però sono carine. Oh, Too Faced, finalmente un brand a me molto conosciuto, e questo è uno sneak peek, pare sì, di una face powder. Mi sembrerebbe tipo un blush, o un blush tipo un illuminante rosato, beh, non si sa, ancora non lo dicono, mettono soltanto face powder, con il cagnolino rosa. Bellissima questa collezione di Cenerentola per Sigma. Questa collezione include una palette di ombretti con 14 tonalità e un pennello all'interno, una cheek duo palette, ossia una palette viso con due cialde, 5 pennelli e un lip gloss, e questa collezione sarà disponibile dal 23 settembre. Anche qua pack super carini. E si spensero le luci. Novità da Too Faced e Natasha Denona. Da Natasha Denona vedo una palettina delle loro piccoline con 5 cialde, mentre Too Faced ha fatto una nuova palettina con un omino di pan di zenzero, e a quanto pare appunto sarà la collezione natalizia. Ma da quello che vedo ci saranno anche le loro classiche palettine dei set, un avviso che sembra molto carina e le mini size come tutti gli anni da appendere all'albero di mascara e lip injection. Non vedo l'ora che esca da Sephora la novità Too Faced. In realtà non so se è proprio quella natalizia o se come l'anno scorso è quella autunnale, che però qui ovviamente arriva insieme a quella natalizia, ossia la Cinnamon Roll. Non mi ispira troppo la palette, ovvero mi piace molto il pack, però all'interno la trovo molto simile a quelle degli altri anni. Mi ispira un sacco di quella linea, il Melted Matte, perché come tutti gli anni Too Faced fa questi Melted Matte in edizioni limitate con pack super carini e profumazioni buonissime, quindi non vedo l'ora che arrivino quelle. E spero anche che rifacciano pure quest'anno uno dei loro set da 4 Melted Matte in formato mini size, limited edition pure loro. Ok, di questa collezione c'è una palettina che praticamente mi sta chiamando, ok? Vedo che sarà disponibile solo da Ulta Beauty, che ovviamente qui noi non abbiamo, quindi mai una gioia. E sto parlando di Hip Dot per Game Night, che ha fatto delle palette ispirate a giochi da tavolo tipo Monopoly oppure Play-Doh. Oppure la tavola Ouija. Ovviamente la tavola Ouija mi ispira tantissimo. Come ombretti neanche tanto, però raga, il pack, la tavola Ouija. Passiamo ora all'ultima collezione per questo video. Questa in realtà l'ho già intravista sul sito di Revolution e sto parlando della collezione di Makeup Revolution per Batman. Mi piace tantissimo lo specchio a forma di pipistrello, ma in realtà sono stracarine anche le palette. Ci sono una palette grande e una piccola a tema appunto Batman, il portapennelli, il mascara, un gloss trasparente e un bronzer. Mentre invece della collezione Joker c'è il set di pennelli super carini, un gloss rosso e una palettina super colorata. Poi c'è la collezione Harley Quinn con la palettina anche la sua super colorata sulle tonalità del rosina, azzurrina, super carina. Un gloss pescato, makeup bag e due blender, una rosa e un'azzurra. Ah, vedo che c'è anche la linea Catwoman con ovviamente sempre la palettina mini, un eyeliner, un bronzer e le ciglia finte, perché da Catwoman ovviamente ci stanno troppo bene. E niente, io torno in mezzo per la fine del video. Queste erano alcune delle novità by Trendmood. Devo dire che ci sono
sono alcune collezioni che mi ispirano veramente tanto. Fatemi sapere qual è la vostra preferita e io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi sugli altri miei social. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questo video, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!